Il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne al Cinema La Compagnia di Firenze per la Festa della Toscana, che con il tema I Care ha celebrato i valori umani e la lotta alle disuguaglianze in onore di Don Milani a 100 anni dalla sua nascita, alla presenza di autorità, sindaci e studenti toscani. Nell'occasione, Mazzeo ha sottolineato che la presenza sul palco di personalità come il cardinale Giuseppe Betori, l'imam Zedine Elzir e il rabbino Gad Fernando Piperno testimonia che la Toscana è sempre stata e continuerà ad essere un luogo di dialogo, accoglienza e pace. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il rabbino capo, ci fossero l'imam di Firenze, il cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo. Abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa. Lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, alle famiglie che sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini, che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Personalmente per me e per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore, e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Voglio esprimere la mia gratitudine alla regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre
la responsabilità verso l'altro. L'ICARE, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Un grande onore, soprattutto perché la festa di quest'anno è dedicata a un grande toscano che è appunto da Lorenzo Milani. E credo che sia una scelta che fa onore alla Regione, al Consiglio e alla Giunta, perché in questo momento da Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti, dell'umanesimo, della persona umana che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo la festa della Toscana significa sempre riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani in nome di Don Milani avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, ICARE, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà, lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri, la Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare, diciamo, l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale, e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne, l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale. La Toscana deve fare, può fare di più. Innanzitutto dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel Granducato di Toscana che, primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte, il primo Stato ad averlo fatto al mondo. In nome di quei valori dell'illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti, ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere
cura degli altri, I care. Questa è la Toscana che vorremmo che continuasse la tradizione del grande Pietro Leopoldo, una Toscana capace di essere all'avanguardia dei diritti civili e sociali, e siamo, ripeto, particolarmente orgogliosi di essere toscani. Io credo che questa sia una mattinata carica di emozione e sia anche la sublimazione di questa ricorrenza che è stata istituita più di 20 anni fa, ma che ha assunto nel tempo maggiore importanza. Celebrare la Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel segno di Don Milani in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana. Da un lato nella politica interna, perché noi abbiamo un paese fondato sulla Costituzione più bella del mondo, ma che per larga parte, soprattutto nel suo articolo 3 sull'uguaglianza, è ancora un manifesto politico tutto da realizzare, ma dall'altra parte è un messaggio, come dicevo, che raggiunge gli scenari dei conflitti internazionali che anche prossimi al nostro territorio, insomma, ci fanno tutti i giorni, ci espongono a scene davvero inaccettabili, soprattutto sul piano dei diritti, delle libertà, e per questo giusta l'invocazione dell'imam a un rapido cessate il fuoco in terra di Israele che possa durare questa tregua. Quindi io credo sia stata una giornata molto densa, molto intensa di sollecitazione e di stimoli, e ne usciamo tutti noi arricchiti, spero soprattutto i giovani, tanti giovani che partecipano a queste nostre occasioni e per i quali cerchiamo di creare momenti di riflessione e di confronto. Assolutamente sì, la proposta di invitare i 3 rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza, perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana, a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani, debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti. Quindi il segnale che oggi parte dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, è sicuramente un segnale fortissimo, rispetto al quale io sono assolutamente soddisfatto, e ripeto, è stata una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza. Sì, è una scelta bella, importante, assolutamente condivisa, e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana, di essere ponte di dialogo, di costruzione di occasioni di speranza e di pace. E anche questo è il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023. Nell'aula consiliare di Palazzo del Pegaso si è tenuta la seduta di insediamento del Parlamento degli studenti. Sofia Canovaro, dell'Istituto Foresi di Portoferraio, è stata eletta presidente al secondo turno con 36 voti. I 2 vicepresidenti eletti sono Anna Pelletti del Liceo Carducci di Lucca e Giovanni Carpitelli del Liceo Galileo di Firenze. L'assemblea è stata aperta dall'intervento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha rivolto un messaggio ai giovani parlamentari, sottolineando che hanno il compito di rappresentare democraticamente la popolazione studentesca toscana. Da Mazzeo l'invito a elaborare proposte e relazioni su temi di interesse giovanile da presentare ai decisori politici. Mazzeo ha auspicato una Toscana dove ogni bambino abbia gli stessi diritti e opportunità, indipendentemente dal luogo di nascita, e ha espresso il desiderio che la Toscana diventi la regione più green d'Europa e che si lavori per ridurre il gender gap. Il Parlamento regionale degli studenti, istituito con la legge regionale 34 del 2011, rimarrà in carica per 2 anni. È composto da 60 membri delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana, eletti dagli studenti. Intanto permettetemi di fare un grande in bocca al lupo a Sofia, un in bocca al lupo chiedendole di fare in modo che quel luogo sia sempre un luogo aperto, un luogo di confronto, un luogo di ascolto,
un luogo in cui vengano fuori le diversità. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione, è un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova, a loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti. Consentitemi di ringraziare anche la past president Maria Vittoria per il lavoro importante che ha portato avanti in questi anni. Davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione. Allora un grande in bocca al lupo, un buon inizio, un buon cammino. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno, ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me.